Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor. Io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo nuovo video. Per me è venerdì 21 febbraio 2020. Voi lo vedrete addirittura marzo-aprile 2020. Oggi è un giorno speciale perché il video si parla di Sailor Moon. Sailor Moon, come tutti da 4 anni, perché questo è il quarto anno che faccio, questo quarto anno è molto particolare perché c'è un evento per noi fan di Sailor Moon molto importante che oggi è una data storica. Sailor Moon debuttava 25 anni fa sulle reti Mediaset alle 16 su canale 5. Io ancora me lo ricordo perché io adesso stavo ripensando, ho detto meno male che non ho chiuso la televisione perché io abitavo era il terzo anno che io abitavo con i miei nonni materni. Mia sorella aveva quasi 3 anni, la mia sorella quella di Firenze. E io iniziavo ad andare alle scuole elementari. Io il pomeriggio guardavo Mimu Mami, i cartoni animati, come facevano gli anime all'epoca, quando ero bambino, chiamavano i cartoni animati. E ringraziando il cielo, il fato, il destino, non ha voluto che io chiudessi la televisione in quell'istante perché, quanto non mi piacevano dei cartoni animati, non mi ispiravano, non mi attiravano, io chiudevo la TV, tornavo a giocare. Io quando io nel 95 avevo 9-10 anni, penso 8-9 anni, 10, no, penso più 8-9 anni, sì. E quindi io, non avendo i computer, non avendo internet come adesso, giocavo con i miei pupazzetti, diciamo così, avevo dei puffi, avevo, vabbè, avevo come questi gadget che ho qui, i gadget della Kinder, con il cuscino della nuova Kinder, vabbè, tornando qui. In Italia c'è stato nel 2019 un sondaggio che il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino aveva messo di proporre a Goldrak, un altro robot degli anime giapponesi degli anni 70-80, mi sembra Goldrak era, e Sailor Moon, di fare chi vinceva di questo sondaggio, uno dei vincitori, cioè il vincitore, nel Museo Fantastico della Fantascienza di Torino, veniva costruito, verrà costruito una statua gigante e stranamente io ho anche i brividi, Sailor Moon ha vinto. Io conosco gli organizzatori che hanno fatto, li conosco diciamo personalmente e quindi ce li ho sul mio Facebook privato, quindi non li conosco dal vivo, ma li conosco virtualmente perché sono dei fan di Sailor Moon. Insieme a questa inaugurazione che ci sarà domani a Torino, queste tre persone hanno dedicato una mostra dedicata a Sailor Moon. Infatti mi è molto dispiaciuto che non avendo più la possibilità, anzi con quelle 300 euro non potevo neanche andarci a Torino. Se avevo un contributo economico più alto potevo andare a Torino specifico che loro nessuno mi ha detto di fare questo video, ovviamente essendo il mio canale dedicato a Sailor Moon era giusto fare questo video. Sono molto contento che in Italia e soprattutto Torino, io amo Torino come città, fra Volvate Channel e Piemontese, però c'è anche Alta Tatta, sono piemontesi della provincia, penso di Torino, no, fra Volvate Channel non è della provincia di Torino, ma Alta Tatta penso da quelle parti lì vicino a Torino, vabbè, non, per privacy non posso dirvi dove
abitano. E quindi, diciamo, io ho sempre adorato Torino, e sono rimasto anche stupito che Torino abbia fatto che questa statua venisse messa lì. Sono molto contento, devo dire la verità, sono molto contento che almeno in Italia c'è qualcosa di fisico, qualche evento dedicato a Sailor Moon. Non mi aspettavo dopo 4 anni di YouTube, ma soprattutto per il 25esimo anniversario di Torino, 25esimo anniversario di Sailor Moon nel debutto sulle reti Mediaset, i fans italiani e il Museo della Fantascienza e del Fantastico di Torino abbiano organizzato una cosa per omaggiarla. Noi non sappiamo ancora oggi se l'Arco Dream in versione Crystal, che è un film diviso in due parti, verrà trasmesso nel resto del mondo. Sappiamo che l'11 settembre 2020 la prima parte di questo movie, di questo film di Sailor Moon che ripercorre l'Arco Dream, uscirà addirittura. Dicevano che dovevano uscire nelle sale nei cinema giapponesi. Ora non si sa bene questo. Io sono molto contento che la Perfect Edition della Star Comics di Sailor Moon è arrivata in Italia. Sono arrivata al quarto volume, quello con Sailor Jupiter, anche se il prezzo qui è 14,90, è giusto secondo me. Ieri mi è arrivato l'ultimo manga, poi davvero ho smesso, che è Card Captor Sakura Clear Card 4, che era uscito il 19 febbraio. L'ho messo ora lì, chi mi segue su Instagram l'avrà visto. E io sono molto, per ora, come sapete, io non ho più delle entrate personali, quindi devo sospendere l'acquisto di banca per un periodo indeterminato, non si sa. E sto studiando, devo fare tante di quelle cose, il problema del contatore del gas, i fogli burocratici, non è stata presentata la domanda, mancavano dei fogli, stamattina sono andato a prendere questi fogli mancanti, ora devo aspettare l'idraulico. Poi il problema è che il contatore, essendo in questa casa, in casa è molto pericoloso perché deve stare fuori arieggiato nelle scale, nel condominio, nel palazzo, dove la porta d'ingresso, lì dovrebbe essere, perché è arieggiato, mi hanno detto. E c'è anche questo piccolo io non so se c'è anche questo qui, che quelli della, i proprietari della fondazione proprietaria vogliono rimandare di spostare questo per non so quanti, per quanto tempo, e mi sono arrabbiato, mia madre si è arrabbiata. Ora chiederò a quelli della, quando verrà, quelli dei tecnici del gas, del contatore, se lo devono fare loro questo lavoro, perché mi dissero al telefono che se comunque io sto vivendo questo periodo, non possiamo venire ancora a abitare qui perché appunto c'è questo contatore in casa che è pericoloso, la nuova cucina, molto presto arriveranno i nuovi mobili, eccetera eccetera. E quindi io alla fine qui per ora è come se noi avessimo due case, perché non possiamo venire qui affinché non viene risolto il problema del gas. Mia madre ha detto che dobbiamo venire qui giustamente e lasciare la vecchia casa. Vabbè, oggi devo editare il Vlogmas 11, l'ultimo Vlogmas, cioè salvare sul computer. Oggi non potrò studiare, mercoledì e giovedì, l'altro ieri ho registrato lo Study with Me, anche se io scriverei appunti. Vabbè, io spero che i fans di Sailor Moon, questa statua, questa inaugurazione, questa mostra, spero che alcuni di voi
capita da Torino oppure giustamente altre parti, se non riuscite ad andare. Dico subito che, e lo ripeto di nuovo, io questo video non è una sponsorizzazione, non è una collaborazione, è ovviamente un video fatto da me, dalla mia testa, perché ho detto semplicemente il canale si chiama Sailor Moon Fans e quindi è dedicato a Sailor Moon e quindi era giusto informarvi, quelle poche persone che mi seguono, che sono fan di Sailor Moon, di questa statua che sarà presentata, inaugurata domani o oggi, ora non mi ricordo, a Torino. Voi lo vedrete addirittura marzo-aprile 2020, ma anche oltre, perché ora non lo so. I miei social network, da Facebook a Telegram, io devo controllare la durata, ecco perché mi è un vicino. Nell'info box li trovate tutti qui. Sailor Moon Fans è affiliata ad Amazon, il mio secondo canale è Tuber Boys 2, avevo sbagliato a mettere, e i ragazzi del team da From World Battle Channel a Shiniga BB, Alt Attack, Bonfabio e anche Dario Augusto IV sta traslocando anche lui. La legge al polline mi è arrivata, cioè si è risvegliata, grazie Papino Biologico dell'aldilà, che mi dai sempre ogni primavera, ogni anno, questo bel regalo, maledetto polline. Il cipresso ha fiorito il polline e prima a metà febbraio, grazie cipresso. Noi ci vediamo nel prossimo video, che non so, devo registrare la seconda parte delle crisi, voi non lo vedete, ma nella lavaglietta ho scritto Crisis on Infinite Earths, il crossover televisivo. E vi volevo anche comunicarvi, prima che diventa troppo il video, che dopo i 4-5 video di febbraio e i 10 video di gennaio arriverà finalmente Crisis on Infinity Earths on Florence Italy, la crisi sulle terre infinite su Firenze Italia. Sono divisi in 6 video. Ciao ragazzi!